Sentite? Vabbè, adesso sì, ecco. Allora io per rispetto vostro e poi su indicazione del direttore generale ho proprio messo il timer di 5 minuti, per cui mi sembra anche corretto farlo. Noi ci occupiamo della sezione che va a presidiare il meccanismo di decisione rispetto all'impiego di nuove tecnologie e nuove quantità di dati. Il punto cruciale di tutta questa vicenda, di questa sperimentazione di cui ARPA Umbria è una parte integrante in un progetto un po' più ampio che fa capo anche ad una convenzione col Ministero dell'Ambiente, con l'Associazione Mondiale di Impatto Ambientale e tutta una serie di stakeholder che stiamo coinvolgendo in questo processo, perché come diceva Paolo prima, ormai non è più neanche pensabile l'idea di impostare dei meccanismi di governance che non siano partecipati in tecniche che si chiamano bottom up, citizen science, o comunque che vadano a intercettare le esigenze degli interlocutori che avrai al tavolo prima di attivare i procedimenti. Le tre verticali su cui stiamo lavorando sono il tema degli odori, il tema della valutazione di impatto ambientale e la VAS. Sto proprio andando molto veloce, noi abbiamo applicato tecniche di big data, quindi di machine learning, tutto un mondo che viene diciamo da un'abilitazione tecnologica molto forte. La statistica citata questa mattina si usa da tanti anni nel mondo dell'impatto ambientale, ma la grande novità che è avvenuta è che la statistica ha sempre portato tutti a dire ci mancano i dati. Oggi se qualcuno si sogna di dire che mancano i dati probabilmente fa sorridere. Il problema vero, diceva il direttore generale stamattina, abbiamo una big amount of data, no? L'avete sentito, una quantità probabilmente eccessiva di dati. Quindi quello che abbiamo bisogno ora sono strumenti di analisi che lavorano con le stesse logiche con cui lavorano probabilmente, le prime 5 compagnie del pianeta che usano i dati per individuare e definire il loro modello di operatività e di rapporto con i loro stakeholder, che in quel caso sono clienti ma siamo anche noi. Ecco il punto cruciale. Sulle molestie olfattive abbiamo capito poche cose, ma le abbiamo proprio capite. L'approccio già diciamo di collaborazione chiedendo ai cittadini di partecipare è molto positivo, ma dalle ultime vicende che stiamo vivendo non è sufficiente, è già necessario passare a logiche di progetto che si chiamano 2.0, ovvero il cittadino oggi vuole già sapere come andremo a definire il piano e vuole già partecipare addirittura al fatto di vedere questo piano che va avanti e magari lo vuole anche notificato su una propria app personale o su una propria piattaforma o sui social che lui frequenta. Ecco perché abbiamo sperimentato con ARPA Umbria una logica non più legata ai tools, agli strumenti che sono fondamentali e quelli li abbiamo intercettati dal mondo della scienza, della tecnologia, quindi è un lavoro fatto in 12 anni assieme all'Associazione Mondiale di Impatto Ambientale, che sono 128 nazioni, abbiamo raccolto tutti i dati, riscritta l'ontologia funzionale del loro impiego e portato a quota di utilizzo questo tipo di strumenti, per cui non sono modelli ma sono sistemi di gestione dei modelli e abbiamo visto il successo nell'operazione dato proprio dal fatto che il cittadino si sente chiamato in gioco da subito. Quello che vedete qua sono proprio immagini, vado velocissimo, ma è un sistema di condivisione partecipata del piano di azioni di mitigazione in un caso molto problematico in Umbria in cui le molestie olfattive avevano portato a temi che conoscete benissimo. Non è stato nemmeno sufficiente farli partecipare alle segnalazioni. I cittadini sono andati davvero a casa soddisfatti nel momento in cui gli è stato dato uno strumento in cui potevano controllare che l'azienda veramente facesse queste cose, che l'ARPA prescrivesse certe cose e che il tutto fosse tracciato in un unico processo. Quindi questo è uno degli aspetti, queste piattaforme hanno questo vantaggio. Altro flash sulla VIA, il tema della VIA dirompente sugli impatti cumulativi. La comunità europea è stata chiarissima, gli impatti cumulativi negli screening ambientali sono diventati un fatto dirimente, quindi si manda o non si manda a valutazione di impatto ambientale sulla base di impatto cumulativo. Bene, le banche dati non sono pronte ad accogliere il tema degli impatti cumulativi a livello, diciamo, di dettaglio sufficiente a gestire un TAR. Questo è il punto cruciale. Ci sono ricorsi in Italia che stanno partendo proprio su questo aspetto, per cui servono tecniche di utilizzo dei dati mancanti, di gestione strutturata dell'incertezza, che abilitano tutti i partecipanti ai processi a deresponsabilizzare l'azione e la decisione nel momento in cui viene assunta con un quadro informativo che deve essere convalidato. Quello è il punto cruciale, è un po' il sogno, lo era per tanti anni, sicuramente queste tecnologie danno anche questa possibilità, perché l'abilitazione viene fatta direttamente dagli stakeholder in piattaforma, per cui i comuni, tutti gli stakeholder dei procedimenti vengono diciamo ingaggiati a monte prima di intraprendere l'attività analitica e valutativa.
Ecco, come vedete io mi ero messo i 5 minuti, quindi siccome mi piace mantenere le promesse, questi sono solo screenshot, li faccio correre veloci, ma per darvi proprio una sensazione, pura sensazione, ecco, di quello che sta accadendo. Chiuderemo il lavoro con delle linee guida 4.0 che verranno presentate a IAIA Mondiale nel 2020 e possibilmente avremo la possibilità, ecco, di condividere poi anche col mondo scientifico italiano, ed è bello che ci sia questo tavolo attivo, perché proprio perché riteniamo che sia perfettamente in linea con il momento. Grazie dell'attenzione, spero di aver dato qualcosa in poco. Grazie all'ingegner Magro, visto l'orario, insomma, io credo, se non c'è qualche intervento specifico, spero di no.